Sono molto contento di tornare a dare la mia voce a Sid del Bradipo per tanti motivi. Uno è che è una voce molto particolare, un po' a fatica la gola. Adesso per esempio ho appena fatto un turno di doppiaggio per fare Sid e non so se sentite la voce un po' rauca a causa... perché è faticoso. Lui parla, è tutto schiacciato, parla così, 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 sento il pronuncio, poi parla tutto, ciao ragazzi, sono Sid. Però mi mancava, devo dire, dopo 4-5 anni che non facevo Sid. Non voglio fare il pessimista, ma ormai è parecchio che li cerchiamo. A questo punto non sarebbe meglio cercare delle ossa? Sid è riuscito a conquistare il cuore dei bambini perché è simpatico, fa pasticci come spesso i bambini fanno, ma anche degli adulti perché... gente come me, per esempio, che i gaffeur, io sono nella vita un grande gaffeur che fa le gaffe, e sì, del re delle gaffe. Oh, e pensavo di essere io a fare scelte sbagliate. Quando mi hanno detto che avrei dovuto doppiare un Bradipo, stavo quasi rinunciando, perché la parola Bradipo, uno immagina un animale che dorme in letargo, no? 6-8 mesi all'anno, uno che parla poco, lento, addormentato. E io, dato che sono logorroico, mi piace parlare, ho l'horror vacui, ogni pausa di silenzio la riempio con parole, gesti, insomma mi sentivo inadeguato, inadatto a interpretare un Bradipo. Quando poi ho visto un piccolo trailer ho capito che tipo di Bradipo era, quindi andava benissimo, cioè un Bradipo logorroico. Resistete! Se non li trovassimo giuro che li ammazzo! Alcuni mi chiedono se mi sono ispirato a qualcosa o a qualcuno per avere questa voce così particolare di Sid. In realtà devo raccontarvi un aneddoto che qualche volta ho già raccontato, ma vale sempre la pena riraccontarlo perché è molto curioso. Noi abbiamo dovuto copiare pedissequamente l'originale americano. Il mio personaggio Sid lo fa John Leguizamo, che è un attore bravissimo, che però lui, proprio l'attore, la persona, ha un difetto di pronuncia a questa zeppa. Cioè lui parla così nella vita proprio. Adoro le riunioni di famiglia. Non voglio fare paragoni irriverenti, cioè non voglio paragonarmi a Sid, che è un'icona enorme, però io un po' di caratteristiche di Sid ce le ho. Prima vi raccontavo che sono abbastanza anch'io logorroico, gaffeur, che insomma dice cose a volte strampalate, però mi sento come pregio, questo come difetto. Come pregio mi sento anch'io di essere leale, sicuramente, premuroso nei confronti degli amici e di amare molto il senso del gruppo. L'era glaciale, le avventure di Buck, con le voci di Claudio Bisio e tanti altri, ma soprattutto di Buck.